Ciao a tutti, belli di casa e ben ritrovati come sempre a mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Oggi andiamo a seguire quel trenino di ricette romane che avevo messo sulla community. Che paste preferireste che io faccia? Ha vinto la carbonara e già è uscita, se non l'avete vista andatela a vedere. Come secondo posto c'è la cacio e pepe, poi arriverà la matriciana e la gricia, che poverina arriva sempre ultima, ma a me piace da morire. Quindi andiamo a fare una bella cacio e pepe. Come si fa la cacio e pepe? Non è semplice. Chi dice la fa pure mia nonna? E allora non sapete veramente di cosa stiamo parlando. Non è semplice, ma ci sono dei metodi che posso, dei consigli che posso dare a voi per renderla più semplice possibile ed ottenere quella bella pasta cremosa che a noi piace. Andiamo a vedere passo passo cosa ci serve alla cacio e pepe. Cacio e pepe, niente olio, niente burro, niente cipolla, niente mento. Ho visto delle cose, ragazzi mia, il limone, ci metti il limone sopra, ma dentro all'occhio metti del limone. Primo passaggio è padella sul fuoco e andiamo a tostare il pepe in grani, ok? Il pepe deve essere, tanto per la cacio e pepe, che ci sono due ingredienti, se andiamo a fare economia anche su quelli, allora è finita. Quindi il pepe deve essere parecchio, lo faccio per una porzione, quindi questo è, diciamo, un cucchiaio, se lo mettete tutto insieme, esce fuori un cucchiaio a porzione di granelli di pepe, ok? Granelli. Poi questo lo andiamo a tritare a mano, ma facciamolo prima tostare. Come si tosta? Prendete un chicco in mano, così, un granello in mano. Se è bollente è tostato, altrimenti lasciatelo un pochino qui dentro. Dopodiché si mette in un mortaio quando è bello tostato e si va a tritare a mano. Quindi un po' di pazienza, ci vogliono pochi secondi, non vi preoccupate, mamma mia, appena lo rompete, appena rompete i primi chicchi tostati, sentite il pepe che sale su, mamma mia che bellezza. Eccolo qua, bello tritatone, che bellezza, mamma mia che odore. Allora, per quanto riguarda il sale nella pasta, molto poco. Se siete abituati a mangiare un po' sciapo, il sale non ce lo mettete proprio dentro all'acqua della pasta. Questo ci servirà soltanto per ammorbidire lo spaghetto. Quando l'acqua è bella calda andiamo a mettere il nostro spaghettino. C'è chi mi ha scritto che nella cacio e pepe non ci va lo spaghetto ma ci va il tonnarello. Negli spaghetti cacio e pepe non ci vanno gli spaghetti. Allora ragazzi, se volete virare sul tonnarello lo potete anche fare, ma che non ci va lo spaghetto, stiamo uscendo un po' fuori dal riff, ok? Se, perché la sua spiegazione è stata: con lo spaghetto la cacio e pepe non si lega. Se non sei capace a farla è una cosa, ma che non si fa è un'altra. Allora, nel frattempo io qui mi sono grattugiato 35 grammi, ma ovviamente se sono 40 non muore nessuno, 35 grammi di pecorino romano, ok? Che cosa vado a fare? Dentro ci ho messo una parte del pepe tostato. Che cosa vado a fare? Vado a mettere un po' di acqua bollente qui dentro, un po' di acqua di cottura della pasta qui dentro, e creo una crema di pecorino. Quindi diciamo mezzo mestolo, come potete vedere, basta e avanza. Allora, che cosa faccio? Con una forchetta vado a sbattere tutto quanto, faccio incorporare l'acqua dentro al cacio e il pepe. Vedete, c'è una parte di pepe, eccolo qui, e quindi continuo così fino ad ottenere una bella crema. Mettiamo anche qui la sua parte di pepe, accendiamo il fornello. La pasta è molto cruda, ma a noi serviva soltanto farla piegare. Cosa significa piegare? Che entra in padella, quindi non ci serve una pasta cotta nell'acqua nella maniera tradizionale. No, la pieghiamo, la mettiamo in padella col pepe e metto acqua di cottura, così, due mestoli alla volta, fuoco alto, e la pasta deve cucinare in padella. La cosa importante è il fuoco sia alto, altrimenti vado una pasta lessa e non è quello che voglio. Io voglio tirar fuori l'amido dagli spaghetti e l'amido esce fuori con le bolle. Il pepe tostato dentro all'acqua darà un colore quasi marroncino sia all'acqua
che ha la pasta al risultato finale, ma poi verrà il pecorino a darci una mano e diventerà di un candore incredibile. Allora ci siamo, spegniamo il fuoco, lo spago è cucinato. Come vedete ho lasciato un po' la padella umida, non c'è tanta acqua, no? Adesso cosa si fa? Fornello spento, si cambia fornello, altrimenti il calore di quello che sta sotto continua a riscaldare. Aspettiamo 10-20 secondi che la padella si stemperi. Io intanto continuo a girare lo spago così. Vedete, è bello cremoso anche se non c'è niente dentro. Quindi ancora la devo fare, eh? Adesso sì, è il tempo di mettere la nostra crema di pecorino. Eccola qua. Che candore. Se la mettete quando è troppo calda la pasta, appena spenta, questo qui fila e non è un risultato che predilige la cacio e pepe. Andiamo a girare, a girare, a girare, fino ad ottenere una pasta super cremosa, senza l'utilizzo, e ve lo chiedo in ginocchio, di panna, ok? Senza utilizzo di panna. Vedete, adesso io ritorno al discorso della carbonara e mi hanno detto l'hai fatta troppo liquida. Adesso questa qui sarebbe perfetta così com'è, ma prima che io la porto a tavola, se è tirata e diventa una colla. E allora cosa faccio? Vado a mettere un goccino di acqua. Ecco perché anche la carbonara era liquida in padella, perché quando poi con il calore arriva a tavola si tira troppo e arriva una pasta collosa. Noi non la vogliamo la pasta collosa. Non so se riuscite a vedere, ad entrare nel piatto e vedere quanta crema c'è. Guardate che bellezza che è. Questa, signori miei, è la vera cacio e pepe. Adesso si continua ad amalgamare, a girare e con il calore arriverà alla giusta densità. Adesso lascio la parola alla pasta, al risultato finale, no? Perché non c'è nient'altro che conta in una ricetta, è il risultato finale. E qui ancora non abbiamo finito. Siete pronti al godimento? Eccola qua, questa è la cacio e pepe de verdad, come direbbero in Spagna, la vera autentica cacio e pepe cremosa ottenuta senza panna, senza olio, senza niente, ragazzi. Questa è cacio e pepe. E sopra cosa si fa la cacio e pepe? Una bella spolverata di pepe tostato che ci siamo lasciati da parte assolutamente. Mamma mia, ragazzi, questa è arte, questa è Roma. Allora, guscioli pecorari, guardate qua che robetta, guardate la crema di pecorino che è scesa sulla pasta per rendere omaggio a un piatto, vogliamo chiamarlo povero? Chiamiamolo povero, mamma mia. E adesso qui bisogna entrare nel piatto, no? Bisogna affrontare tutta la cremosità del fatto. Eccola qua, mamma mia che roba. Eccola qua, guardate qua che bella, eh? Perché lo spaghetto non si lega. Ma io dico, vabbè, dai. Questa è Roma. Questa è Roma, questa rappresenta 100% Roma. Mo' diranno che hanno inventato in Australia tutte queste stronzate. Guarda qua. Mamma mia. Il sapore che entra dentro mi riporta per le vie di Trastevere. Chi non c'è stato a Trastevere ci dovete andare perché è uno spettacolo. Poi andate al Campo dei Fiori, vi fate in giro con questa pasta, vi girate Roma. Quindi rifatela come l'ho fatta io. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta romana, mi raccomando, non mancate, cliccate, condividete e mi fate un favore enorme, più gira sta pasta e meglio è, fa bene a tutti. Un bacione.